Toshiba e Tordina già allineati, l'errore di Utopia Jet prima del lancio e si va, mancano meno di 100 metri allo stacco. Dall'interno Villeneuve Griff prova la difesa, parte molto velocemente Toshiba S, all'interno c'è anche il numero 2 di Unico P, il galoppo di Toshiba S. Villeneuve Griff resta davanti su Unico P e numero 7 Bernard squalificato. Primi 200 metri in 14.6. Villeneuve Griff e Giuseppe Porzio Junior leader, si va subito a prendere in mano Unico P, Vernale, Velluto Depri nelle prime quattro posizioni. Primi 400 metri in 29.8. Si entra sulla addirittura sotto le tribune. Posizioni che non cambiano con Villeneuve a condurre su Unico P, Vernale, Velluto del Pri e Tordina Jet. 600 metri in 48.5, parziale in 18 addirittura. E si va verso il paletto degli 800 metri, sempre in gran rallentamento con Villeneuve Griff che arriva a toccarli in 1.6 appena scarso, 17 scarsi questi altri 200 metri. Posizioni che non variano. Col controfavorito al comando nessuno azzarda a farsi sotto e quindi Villeneuve Griff è libero di condurre a piacimento. Primo chilometro in 1.22.5, ancora un 17 scarsi di frazione. Unico P sempre sulle sue tracce, quindi Vernale, Velluto e Tordina Jet. Si va sulla retta di fronte. Comincia ad allungarsi il primo 15 da parte di Villeneuve Griff. Unico P è sempre nella sua scia, quindi Vernale, Velluto e Tordina Jet. Siamo agli 800 conclusivi, 1.52, 15.3 questa frazione. Villeneuve accelerato, Unico P comunque lo segue da vicino, quindi Vernale, Velluto e Tordina tutti attaccati in fila indiana. 1.007, Unico P adesso sposta all'esterno di Villeneuve Griff e lo attacca con decisione. Porzio non muove le mani, Unico P si fa più aggressivo, perde contatto Vernale. Gli altri due fanno fatica a inserirsi e si entra addirittura all'arrivo con Villeneuve lunghi paletti a provare la difesa da Unico P che lo aggredisce al suo esterno. Testa a testa tra i due con Villeneuve Griff che adesso viene sopravanzato da Unico P. Unico P che prova a prendere il sopravvento, prova a rimontare lunghi paletti Villeneuve Griff, ma passa Unico P ai 100 finali. Prende quella lunghezza di vantaggio che lo porta a condurre verso il traguardo davanti a Villeneuve Griff e a Vernale RL. Prima fila adesso ben allineata, discosto ancora Zio. Zonzo è il più sollecito allo stacco della macchina di galoppo Zatura. Zonzo scatta al comando, al suo esterno c'è Zazzi del Ronco che poi si getta di galoppo. Di dentro Zaffiro Gialla che avanza subito sul Sauro guidato da Piero Vasta e passa al comando. Quindi Zaffiro subito sulle sue tracce. Alla corda Zio, al largo è rimasto Zuffo P, di dentro ancora Zecora Joy. Zaffiro Gialla leader, primi 400 metri in 29.6. Zonzo in seconda posizione, al largo c'è sempre Zaffirio che si aggancia però per un attimo con Zonzo. La scia di Zaffirio è presa da Zuffo P. Avanza adesso deciso Zaffirio sul compagno di training Zaffiro Gialla. È al paletto dei 600 metri, nel 47.5 tende a passare e passa ben presto. Zaffirio leader su Zaffiro Gialla, in terza posizione Zonzo, quindi il 3 di Zio. Al largo c'è sempre Zuffo P, 1 e 2, gli 800 metri.
Zaffirio prosegue nella sua marcia, seguito da Zaffiro Gialla e Zonzo, a largo Zuffa che perde mordente. Primo chilometro in 1:17,5, 15,5 di frazione. Zaffirio, Zaffiro Gialla, Zonzo, Zio, Zecora Joy. Siamo sulla retta di fronte, parziale ancora in 15, 1:32. Si è formato un terzetto composto da Zaffirio, Zaffiro Gialla e Zonzo. Zecora Joy scavalca gli inseguitori e si porta a caccia dei primi tre. Mancano 800 metri al traguardo, 15:3 di frazione sulla retta di fronte. Muove dalla terza posizione Zonzo, anticipato da Zaffiro Gialla. Di dentro Zecora Joy, avanza bene anche Zigano Rab. E si arriva al miglio in 2:1,2 con Zaffirio e Zaffiro Gialla alle prese, quindi Zecora Joy e Zonzo in terza ruota, Zigano Rab. Siamo a metà curva, si fa sotto anche Zazzi del Ronco dopo errore, si entra addirittura arrivo con Zaffirio e Zaffiro Gialla alle prese, Zecora Joy e Zonzo in seconda pariglia, ancora Zigano Rab e Zazzi del Ronco, passa Zaffiro Gialla su Zaffirio che accusa i 200 finali, scatta Zecora Joy, ancora più a largo scatta Zonzo, quindi Zazzi del Ronco. Zaffiro Gialla prende la meglio su Zaffirio, scatta Zonzo all'esterno, Zaffiro Gialla e Zonzo alla presa, è sul palo, è Zaffiro Gialla che batte, prende la meglio su Zonzo, di dentro il 2 di Zaffirio a precedere l'8 di Zigano Rab. Dal centro dello schieramento scatta bene Zig Zag B a largo di tutti Zaira Truppo. Quattro cavalli su una linea, Zaira Truppo con all'interno Zolder Roppi, Zig Zag B e Zelig Rab. Zaira Truppo forza tempi su Zolder Roppi e passa al comando con una frazione in 12:8. Resta a largo Zig Zag a precedere Zelig e Zephyr YSL. Primi 400 metri di Zaira Truppo in 28:2, 15:3 di seconda frazione. Zolder Oppi agisce di rimessa davanti a Zig Zag B, Zelig Rab, Zephyr YSL, quindi Zucchera. Primi 600 metri dalla battistrada in 42:8, muove all'esterno Zephyr YSL dalla quinta posizione. Appariglia Zelig che si fa sotto. Zaira Truppo continua a condurre, 42:8 i primi 6, 14:6 di frazione. La schiena di Zephyr Wise viene presa da Zelig Rab. A metà gara si arriva in 59:4 con una frazione di rallentamento in 16:5. Zaira Truppo davanti alla coppia formata da Zolder OP e Zephyr Wise e l'altra formata da Zigzag B e il numero 3 di Zelig Rab, quindi Zucchera. 1:13,9 il primo chilometro con Zaira Truppo ancora bene in mano a Gaetano Di Nardo, Zephyr Wise che però si fa sotto, di dentro senza spazio Zolder OP, prova in terza ruota Zelig Rab, di dentro c'è sempre Zig Zag, quindi Zucchera più lontano Zeus Forest, si entra in direttore arrivo, prova ad allungare Zaira Truppo, nella sua scia c'è sempre Zolder, scatta bene a centropista Zelig Rab, Zaira Truppo ha una lunghezza di vantaggio su Zolder OP che viene in fuori, attacca la lieva di Di Nardo, mancano 100 metri al traguardo, Zaira Truppo ha fatto bene i conti e si difende dall'affondo finale di Zolder OP, al terzo posto Zelig Rab, precede Zephyr Wise e Zig Zag B. Parte di scosto Artac, dall'esterno lancio veloce di Akela Palferme che comunque all'interno c'ha Area Wise, SL, Ellison di Gaia e Angelo Dipa. Area Wise scavalca tutti e si porta allo steccato, avanza subito Akela Palferme. Area Wise leader, Akela Palferme che avanza subito all'esterno. Lancio in 13:7, Angelo Dipa prosegue in seconda posizione davanti ad Ellison di Gaia, Argo Cam, Albaricoc e Artac.
Forse tempi anche la palla ferma e sulla prima curva è già battistrada, 400 metri in 28,5, 14,9. Aurea Wise prosegue in seconda posizione, a precedere Angelo Dipa, Argo Cam che muove subito all'esterno, quindi Ellison di Gaia. Primi 100 metri di Akela in 42,7. Aurea Wise sempre a seguire, all'esterno marcia Argo Cam che si trascina al baricoc, di dentro Angelo Dipa, a precedere Ellison di Gaia e Artak. Si arriva al paletto di metà gara in 58,9, da 1,14 scarsi, con Akela Palferm spalla indietro davanti alla coppia formata da Aurea Wise e Argo Cam, quindi al baricoc e Angelo Dipa. Primo chilometro di Akela Palfermi in 1.12.2, frazione in 13.4, che in salita è una velocità. Quindi Argo Cam sempre a macinare all'esterno, con di dentro Aurea Wise, al baricoc che si pone sci Argo Cam per spintare in terza ruota. Ancora Angelo Dipa, si entra addirittura arrivo con Akela Palfermi che ha preso 2-3 lunghezze di vantaggio da Aurea Wise e Argo Cam. Quindi più indietro la baricoc che scatta a centropista e Angelo Dipa, mai isolati in avanti, Akela Palferm, saranno 20 metri di vantaggio sugli avversari, la lotta è solo per le piazze, Akela Palferm conclude il suo sforzo con 20 metri di vantaggio sugli avversari, capeggiati da Argo Cam davanti al baricocche e Angelo Dipa. 1.55.8. Prima fila che perde in questo momento Turner S, che si getta di galoppo. Lungo i paletti Scila Boss, ma Steam e Queen Treb al largo è il cavallo più insidioso. Sì, McQueen scavalca Scila Boss, che comunque è consenziente e che quindi vuole correre di rimessa. Al largo resta Todo Bien, di dentro c'è Vincent MG, quindi Overock Cloudet, Tabor Caff al largo. 13 secchi di lancio, primi 400 metri in 28,7, con Sì, McQueen leader. Davanti a Scila Boss, al largo il 6 di Todo Bien, di dentro Vincent MG. Tabor Caff per linee esterne con all'interno Tuama Utubaba, primi 600 metri in 42,4. Ritmo abbastanza allegro quello che Giuseppe Porzio Junior ha imposto alla gara con il suo Steam e Queen Treb, ancora un parziale in 13,7, 42 spiccioli per i primi 600 metri. Al largo si industria Todo Bien, che comunque è chiamata a maggior impegno da Andrea Gioè, scatta in terza ruota Tabor Caff, 58,3 a metà gara da 1,13, di dentro c'è sempre Scila Boss senza spazio, si muove Vincent MG che prende la via del largo. Primo chilometro in 1,12,3, Steam McQueen sempre davanti, quindi Scila Boss, Todo Bien e Tabor Caff in terzia, ancora Vincent MG. Si fa sotto con buone folate Tabor Caff che raggiunge così Steam McQueen Treb. Steam McQueen lunghi paletti, Tabor Caff al largo, a centropista Vincent MG di dentro, senza spazio Scila Boss, in calo Todo Bien. La lotta sembra ristretta a questi quattro cavalli per il successo, con Steam McQueen che un po' accusa Tabor Caff e Vincent all'esterno, Scila Boss per vie più brevi. Siamo alla resa dei conti con Scila Boss che di dentro riesce a filtrare, a centropista Vincent MG, quindi ancora Steam McQueen che poi sbaglia ed è Scila Boss davanti a Vincent MG e Tabor Caff. Anche Steve HP prende in mano, gli altri sono tutti allineati con Sacro Jet che scatta più forte di tutti e in poche battute si installa al comando. Al suo esterno avanza subito Uniost. Sacro Jet e Uniost alle prese, con Uniost che tende a passare e poi alla fine passa davanti a Sacro Jet in terza posizione. Uvaggio, Tundas che resta all'esterno per l'inserimento di Royal Viking, 13,6 di lancio. Prima curva con Uniost al comando su Sacro Jet,
quindi l'uno di Uvaggio, il galoppo di Royal Viking, 28,5 primi 400 metri. Tundrast prova a scendere alla corda, ma c'ha all'interno ancora Royal Viking galoppante. Numero 2 squalificato. Arriva la squalifica per Royal Viking e si va così sulla retta di fronte. I primi 600 metri di Unios con parziale in 13,9 in 42,3. Incollato alla sua scia c'è Sacro Jet, quindi Uvaggio, Tundrast, via via tutti gli altri con Tequila Boom Boom che prova a farsi sotto. Si arriva a metà gara in 57,9 da 1,13 scarsi, 1,12,6. Unos continua di galoppo, improvvisamente Sacro Jet che viene scavalcato così da Uvaggio, quindi ancora numero 4 squalificato. 1,12,1 il chilometro con Unos che se la dà a gambe, Uvaggio che non recupera granché, Tundas che prova a rifarsi sotto, poi gli altri sgranati. Si entra addirittura arrivo con Nunes ancora leader abbastanza sicuro in mano a Domenico Termini, Uvaggio è secondo, Tundrast sempre in terza posizione, gli altri ormai a distacco, difficilmente il loro inserimento sia possibile. Unos viene chiamato a maggior impegno adesso da Domenico Termi, Uvaggio va di dentro, Tundrast sprinta bene a centropista, è lotta a tre, Uvaggio non lancia più spazio. E Tundras prende il sopravvento su Unios e Uvaggio, 3 al primo posto, 10 al secondo, ma l'uno finisce d'ambio sul traguardo, quindi da vedere il filmato, terzo potrebbe essere l'otto di Solo d'Asolo.